siamo qui in una zona meravigliosa, idonea per fare questo tipo di prova, e auguro in bocca al lupo a tutti i concorrenti. Parliamo con la prima concorrente, che è Maddalena Riggio, con la sua corsa. Thank you.
Allora, come da consuetudine, diamo la classifica a bordo campo e poi eventualmente per le relazioni saranno fatte dopo. E volevo intanto dire due parole e perdonatemi un po' d'emozione, è la mia prima volta in Coppa Italia. Insomma, facciamo un applauso allora. Grazie. Sono veramente felice e volevo chiaramente ringraziare l'ENCI per avermi invitato, ringraziare tutti i gruppi cinofili della Toscana riuniti per l'organizzazione di questa manifestazione. E poi una parola particolare per Libero, che praticamente mi ha visto con i pantaloncini corti condurre tanti anni fa, e che adesso trovarmelo accanto per me è un altro motivo di gioia. E volevo ringraziare Big John, Johnny, che è il nostro accompagnatore, di due giorni, perché se una manifestazione, una batteria poi funziona bene perché abbiamo un bravo accompagnatore. E non vedo lo sparatore mitico, Ettore che ha fatto anche lui un gran lavoro. E poi in ultimo, ma non in ultimo perché poi sono i veri attori, i cani, perché ci hanno messo nelle condizioni ancora oggi di fare bene come abbiamo fatto ieri. E voi per la sportività, veramente ogni volta siete veramente super, ecco, super è la parola giusta. E senza andare oltre vado direttamente alla classifica. Vince la prova con il primo eccellente bracco italiano Refosco del signor Costa, al secondo eccellente per delle sfumature la Odette della Riggio, e al terzo eccellente ancora il Paolo Festa con il Vasco. Grazie a tutti e speriamo di vederci ancora tante volte. Grazie mille. Buongiorno, sono l'esperto giudice Corrado Genovesi. Francesco Francaviglia, buongiorno. Oggi siamo alla seconda giornata della manifestazione Coppa Italia per continentali. E oggi ci sarà la prova a selvaggina naturale con abbattimento e sarà la prova finale di questa manifestazione. Grazie, buona giornata e che vinca il migliore.
changes. Thank you.
Thank you.
comune accordo in ogni momento con l'amico Francesco Francaviglia, anche come hai detto tu ieri, con un semplice sguardo ci capivamo e eravamo già d'accordo, un bel lotto di cani. Vi faccio i miei complimenti perché in base agli standard di lavoro di ogni razza abbiamo visto che ogni cane è un bravo e bel rappresentante della razza. Questo ha proprio come premessa. Grazie. Detto questo, come sapete c'è una prova, c'è dove i cani non si misurano tra loro, ma noi valutiamo quello che fa ogni cane. Ogni turno è un turno diverso, quindi dobbiamo valutare quello che il cane in quel momento svolge. E abbiamo creato, e si crea per forza una classifica, c'è cioè un primo perché ci è piaciuto di più, non ha fatto errori, perché ha dato una dimostrazione di essere superiore come prestazione a tutti gli altri, che poi si sono messi in ordine cronologico. E vado alla classifica. E parto dal basso. Allora, con il molto buono fuori classifica, questa del Fatalbecco. Bravo. Con l'eccellente fuori dalla classifica, Gaggia di Turci. Terzo eccellente, Cora di Meloni. Secondo eccellente, Venus di Vadorini. Primo eccellente, Rena di Meloni. Per quello che concerne proprio lo standard di lavoro delle razze e in particolare del Kurzer e del Drater, assegniamo il CAC, la certificazione a Rena e la riserva a Venus. Grazie. Grazie e buon proseguimento. Grazie. Buongiorno, questa Buongiorno. È la seconda edizione della Coppa Italia. Oggi consiste in una prova selvatica battuto. Io sono Giorgio Bellotti, lui è Luconi Luca. Gianluca. Gianluca. E siamo a giudicare la quarta batteria. I terreni sono i soliti di ieri, dove c'era un'altra batteria, solo che ieri era una prova, una libera senza selvatico abbattuto, oggi invece il cane deve anche riportare.
broken heart that was already shattered, holding on to what we have and take us to the edge and back, holding on to what we have and take us to the edge and back. We'll be right back.
abbiamo una bella classifica e la prova la vince con il primo eccellente e anche il CAC Andrew Berfiona. Grazie. La Sicilia, progetto che ha espletato una eccellente prova, un'azione, una cerca idonea, una bella ferma, un riporto corretto alla mano. Al secondo eccellente, con la riserva di CAC, Beatrice Di Renzi. Allora, questa è un Breton che non è un'eccelsa qualità di razza, perché ha un galoppo, ma ha fatto una prestazione venatoria, credetemi che pochi cani riescono a fare una prestazione del genere su un fasano maligno, pedinatore, che non aveva niente a che vedere con i fasani messi, che si è involato a 30-40 metri dal cane, il cane l'ha tenuto per altri, per 100 metri sempre in guidata. Una prestazione lodevole che, anche se c'è il peccato di un galoppo proprio non perfettamente, è secondo me questa è la prova di caccia e va premiato il cane che fa la grande prestazione. Grazie. Al terzo eccellente, con la seconda riserva di CAC, Rumba delle cagnacce maledette di Angelini. Grazie. Bene. Bravo. Anche questo è un soggetto valido che ha fatto una bella ferma con una bella guidata e riporto alla mano. All'eccellente vanno 8 di San Donato di Mariani Omar, che è un cane importante, un cane lodevole per tutto, è incappato alla fine del turno in un errore che, diciamo, un errore. Non ce la siamo sentita di metterlo fuori più di però prima. Perché il cane aveva fatto una bella prestazione, aveva fatto lì, era un terreno che avrebbe dovuto esplorare, ma non c'era, no, il cane in effetti non c'era arrivato. E sempre all'eccellente Snuggi, Branco Francese, condotto da Renzi. Grazie. Signori, grazie a tutti e complimenti per l'organizzazione e la manifestazione. Grazie.